Buongiorno a tutti, oggi vediamo come riparare questo trapano GBH36 Bosch che presenta un problema all'interruttore. Premuto fino in fondo, il pulsante non riesce a raggiungere la massima velocità del trapano e per risolvere questo problema andrò ad effettuare un trapianto del suo originario controller con questo, che è un controller spartano, che andrà a sostituire l'originario. Ma prima vediamo un attimo come effettuare una diagnosi. Una volta aperto il trapano, qui abbiamo il motore con le sue spazzole in primo piano e l'interruttore di accensione e infine il controller che gestisce la velocità del trapano quando si preme sul pulsante. Il controller originario è resinato per isolarlo dall'umidità e dalla polvere e in caso di guasto non è possibile effettuare la riparazione perché si distruggerebbe parte del circuito. Questi controller sono incaricati di aumentare gradualmente la velocità man mano che si preme il dito sull'interruttore del trapano fino a far arrivare il trapano alla sua massima potenza. Ma facciamo un passo indietro e vediamo come diagnosticare i problemi elettrici del trapano. Vado a collegare la batteria al suo connettore di alimentazione, al controller quindi, e ho fissato il motore all'involucro del trapano attraverso queste due viti. Premendo il pulsante, stavolta non abbiamo proprio alcun segno di vita. Quindi il nostro trapano a questo punto è completamente morto. Bene, per effettuare una corretta diagnosi partiamo proprio dall'analisi di un esempio di uno schema elettrico di un circuito di funzionamento di un trapano qualunque. Abbiamo un circuito integrato PWM controller, nella fattispecie un 555, montato come oscillatore a frequenza fissa, in configurazione di duty cycle, cioè ampiezza degli impulsi variabile in base alla posizione del potenziometro inserito all'interno dello stesso interruttore. All'aumentare della pressione esercitata aumenta il duty cycle e quindi aumenterà anche l'ampiezza degli impulsi di uscita dell'oscillatore 555 che andrà a comandare il MOSFET. Interposto tra il motore ed il MOSFET troviamo il selettore di marcia avanti e marcia indietro che scambia i contatti del motore e un interruttore, spesso anche doppio, che consente di trasferire l'alimentazione al circuito del controller e quindi far partire la minima velocità. Talvolta il circuito del controller è contenuto direttamente tutto all'interno dell'interruttore. Giunti a questo punto, vediamo come effettuare una diagnosi corretta partendo proprio dal pulsante, che essendo meccanico è l'elemento più soggetto a guasti e rotture rispetto alla parte elettronica. Marca Defond, modello CGP1120A, questo pulsante ha una tensione di funzionamento 42 volte in corrente continua DC e fornisce massimo una corrente di 20,1 A al trapano. Osservando lo schema elettrico interno di questo interruttore, possiamo facilmente capire quali sono i terminali che fanno capo al potenziometro, rappresentati dai cavi in grigio che escono ed entrano all'interno della centralina del controller per dosare la velocità. Un terminale SHS collegato al MOSFET, che collega variabilmente la tensione negativa della batteria sulla base della pressione del pulsante ed infine i due terminali rimanenti B+, l'ingresso proveniente dal positivo della batteria che viene commutato dal pulsante all'uscita DHS che fornisce la tensione di alimentazione al controller vero e proprio. Osservando l'interruttore riconosciamo l'ingresso B+ rosso della batteria, l'uscita DHS commutata per alimentare il controller, il connettore SHS che va verso il MOSFET che serve per variare la tensione applicata al motore e infine in alto l'uscita M1 e M2 che si collegano al motore per fornire l'alimentazione. Vediamo di effettuare la misura di qualche tensione presente su questo interruttore.
All'interno di questi interruttori per trapano è presente un freno motore che è un interruttore normalmente chiuso quando l'interruttore è in posizione di riposo e collega i due terminali DHS e SHS. Collegando tra loro questi due terminali che fanno capo al motore, il nostro trapano si spegnerà istantaneamente. Andando a misurare la tensione, troveremo 40 volt su entrambi i lati. Chiaramente, essendo presente questo freno, quando si preme il pulsante, questa tensione deve sparire, come in questo caso, segno del corretto funzionamento del freno motore. Quando si preme il grilletto, una tensione variabile viene applicata all'alimentazione del motore, gradualmente in base alla pressione del pulsante, cosa che nel nostro caso invece non avviene in quanto la tensione passa direttamente a zero, segno che questo controller è difettoso. Questo controller difettoso chiaramente non si può riparare perché è completamente resinato. Una resina che serve ad impedire la penetrazione di acqua, di umidità e di polvere e che rende vano ogni tentativo di sua rimozione senza danneggiare ulteriori componenti. Come ultimo tentativo vado a spruzzare del lubrificante WD-40 sul connettore del potenziometro, sperando di poter magari connettere meglio questo potenziometro, ma evidentemente questa operazione non raggiunge alcun esito. Il controller originario è dotato di due MOSFET, ma oltre a risultare introvabile, è assai costoso e quindi per non buttare il trapano, proviamo ad effettuare un trapianto da un controller standard, da pochi euro. Questi controller sono molto economici, molto versatili ed hanno una ampia gamma di utilizzo. Chiaramente il rating di questo controller sostituto dovrà essere pari o superiore a quello originario. Scelgo questo da 20 A 48 V. Quindi stessa corrente e tensione leggermente superiore al necessario. Il controller è composto da una morsettiera di ingresso della tensione della batteria e di uscita della tensione di regolazione del motore, un fusibile, un diodo di uscita, un regolatore LM317, l'input del potenziometro che noi andremo a togliere e collegare direttamente al pulsante del trapano, alcuni condensatori di elettrolitici di livellamento, il timer 555 che serve a generare gli impulsi di duty cycle variabile e infine i due MOSFET di potenza montati su queste alette di raffreddamento. Per questioni di spazio andrò a rimuovere la morsettiera di ingresso e di uscita e a collegare direttamente i cavi al circuito saldandoli. Inoltre, rimuoverò il potenziometro per collegarlo direttamente al potenziometro già presente nell'interruttore del trapano. Per fare posto a questo circuito all'interno del trapano, dovrò sicuramente tagliare un po' le plastiche per poi procedere a tentativi. Quindi procedo a tagliare i fili del vecchio controller che andranno poi saldati al nuovo. Taglio il sensore di temperatura, il negativo di alimentazione e il positivo proveniente dall'interruttore. Vado a tagliare anche la piattina del potenziometro e a spellare i relativi fili con un tester sulla portata degli ohm. Vado a misurare la posizione dei terminali esterni e del terminale centrale del potenziometro per effettuare correttamente il collegamento al mio circuito di controller. A questo punto vado a dissaldare la morsettiera originaria per poterla rimuovere dal circuito stampato in modo così da tagliare lo stesso circuito stampato per farlo entrare all'interno del trapano in maniera più agevole. E se vi sta piacendo questo video, questo è il momento giusto per mettere like e iscriversi al canale per supportarmi. Grazie.
con il disco smerigliatore del Dremel o ancora meglio con un coltellino arroventato da un cannello a gas vado a tagliare le plastiche di questo contenitore trapano per far entrare il mio circuito. Una volta fatto spazio, saldo i tre terminali del potenziometro al circuito del nuovo controller e, se sarò fortunato, non dovrò nemmeno invertirli. Vado a saldare il positivo di alimentazione del controller proveniente dall'interruttore a pulsante del trapano. Quindi vado a saldare il negativo proveniente dalla batteria. Il negativo di commutazione proveniente dal MOSFET che va verso il motore e decide la tensione variabile da applicare. E a questo punto vado ad effettuare un piccolo collaudo collegando la batteria ai suoi morsetti e testando il nuovo circuito. Bene, anche questa riparazione è andata, non mi rimane che inserire il tutto all'interno del suo involucro, facendo qualche ritocco anche alle plastiche e poi fare un ultimo test finale e così facendo ho dato nuova vita ad un vecchio trapano che sembrava irriparabile. Inserisco la batteria nel suo alloggiamento e vado a provare. Bene amici, anche questa riparazione è andata, io vi ringrazio dell'attenzione, se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi e ci vediamo come al solito alla prossima volta.